Tommaso, ce l'abbiamo fatta. Parteciperemo alle Olimpiadi di Londra. Papà, io voglio farmi frate. Non si farà frate. Perché? Perché deve fare le Olimpiadi. Parlavamo degli ex atleti. Infatti a noi interessano soprattutto quelli che potrebbero ancora gareggiare. Certo. Meglio se ex professionisti. Crede che ce ne sia qualcuno che... Ci sono! Certo che ci sono, te lo dico io. Soltanto che sono sparsi un po' per il mondo. Cominciamo domani. Io ti porto nelle sedi degli ordini da dove sono partiti. E ci facciamo dire da loro dove si trovano in questo momento. Poi voi due ci andrete a parlare personalmente. Va bene? Bene, benissimo, oh, benissimo. Sei davanti all'idea del secolo, la nazionale olimpica del Vaticano. Non è così bello a Lourdes. È il grandissimo campione Mario Guarrazzi che sarà il responsabile tecnico. Saremo un'esperienza mediatica straordinaria. Quanti anni ha lei? 45, perché? Lo faccio un po' di sport. Per forza così aderente? Ma come, ho preso la XXL. Allora, buonasera e benvenuti nel salotto di Effetto Notte a Lorenzo Richelmi, un attore giovane ma già affermato, che ricordiamo nel cast dei Liceali, tra l'altro, oltre che in questo film In arrivo in sala, e a Jordi Mollà, attore di fama internazionale, ti ricordiamo in Elizabeth, Almodovar, Bigas Luna, Sant'Antonio, non ti sei fatto mancare niente, Jordi, di tutto, protagonisti di A 100 metri dal paradiso. Allora, film che arriva questo fine settimana al cinema. Allora, spiegatemi un po' la storia, perché qualcosa abbiamo visto nella nostra copertina. Tu chi sei, Lorenzo? Allora, io sono Tommaso Guarrazzi, un ragazzo come tanti, ho 18 anni. Nella storia sono appunto un velocista, un centometrista, che viene allenato dal padre, un ex campione d'atletica leggera. Ma la storia del film viene, secondo me, presentata molto bene nel trailer, cioè è quello lì. Perché tu sei un campione sportivo, a un certo momento decide di farsi frate e quindi il papà è contento, no? Non mi pare, non mi sembra, no? No, all'inizio del film no, perché vedo che mio figlio ha un potenziale fantastico per essere un atleta e lui ha questa idea di farsi frate, allora al personaggio del padre gli sembra uno spreco, no? di un dono che gli ha dato Dio, no? E allora all'inizio non accetta molto, anche perché progetta un po' la sua frustrazione di non essere stato mai un atleta di moltissimo livello e progetta un po'. E allora hanno questa idea, visto che lui ha un padre spirituale, l'abbiamo visto, insomma, no? Che diciamo è introdotto perché lavora in Vaticano, lavora al Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, si decide di mettere insieme, no? Una nazionale olimpica del Vaticano, giusto, no? E quindi che cosa fanno? Si mettono in giro per il mondo, che cosa succede? Ma l'idea generale è questa, sì. Tutto, che tra l'altro appunto non è soltanto secondo me un'idea commerciale, ma è una cosa che potrebbe benissimo accadere. E, anzi, mi auguro che accada, speriamo, cercare di coniugare sport, fede e riunire anche un po' la frattura che c'è stata per questo motivo tra padre e figlio. Allora Stefania, di questa idea che cosa ne pensi? Perché sentendo così l'idea della Nazionale Olimpica del Vaticano un po' fa sobbalzare, però poi in realtà anche quello può essere un metodo, no, di annuncio, di trasmissione della fede, insomma, dell'idea del film, di quello che è un po' il cuore del film. L'idea mi sembra divertente, uno spunto per mettere in piedi una commedia assolutamente divertente e finalmente inusuale, ecco, francamente, tra le tante cose che vediamo riproporsi di volta in volta, questa idea qui non l'avevamo mai vista. Trovo poi anche molto interessanti l'idea appunto del padre e il figlio, il padre frustrato che in qualche modo spera che il figlio metta in pratica quello che è stato il suo desiderio, che invece questo sia un tema che abbiamo visto altrove, però in questo contesto mi sembra un modo molto divertente per raccontarlo. Giorgio, tu quando hai letto questo copione che cosa hai pensato? Io sorridevo costantemente mentre leggevo, no? Anche i personaggi, no? Come sono disegnati, come possono essere così opposti, no? E dalle volte succede nella commedia che quando tu metti insieme due personaggi con delle idee completamente diverse fa sorridere, fa ridere e soprattutto fa un bel sorriso quando le due persone si capiscono, certo. Che è un po' il padre e il figlio, che alla fine io dico: figlio mio, tu devi fai quello che vuoi, se tu hai sentito la chiamata di Dio devi seguire quello, no? E questo è anche un elemento interessante del film, perché poi non vogliamo svelare troppo, ma c'è un cambiamento durante il film, un po' di tutti e due e una crescita in qualche modo, quindi tono della commedia però intenzione seria, e chissà che anche il film non dia qualche suggerimento per nuove modalità di trasmissione della fede che non sono mai abbastanza. Allora Giorgi, tu hai dichiarato a proposito del film che la tua personale Olimpiade è sempre la buona riuscita di un film, insomma, me la confermi questa o no? Sì, sicuramente lo... sì ma mi è sembrato un po', cioè, con quella
affermazione ho voluto desiderare il meglio a questo film, no? Che vinca è loro, no? Che vinca è loro nella sua uscita venerdì prossimo e che vada tutto il meglio possibile. Ma la vera Olimpiada sarebbe che due persone si capiscano, no? Certo, certo, è quello fondamentale, sarebbe... soprattutto poi nei rapporti padre-figlio, e questo sì. Il film ce lo racconta molto bene. Io ho anche un'altra tua dichiarazione, non so se è giusto o sbagliata, tra l'altro ti ricordiamo, oltre a tutti i film che abbiamo detto, sei stato anche Sant'Antonio, giusto? Sì. Quindi non ti sei fatto mancare niente, tu dichiari: io appartengo a una famiglia di cattolici praticanti, al punto che mia madre voleva fare la monaca, spesso parliamo di Dio, considerato il mio un background, se mio figlio volesse diventare sacerdote, forse direi vengo anch'io. Sì, sì. Me la confermi questa? Sì, con le tue fan come la mettiamo? Niente, insomma. No, ma ci sono tutto quello che hai detto è vero, tutto assolutamente. E pensate che forse non ho neanche bisogno di un figlio che si vuole essere sacerdote perché io lo sia. Forse sono io che un giorno decido di fare il sacerdote, perché ho sempre molto molto presente in me la figura di Dio. E ho sempre un rispetto fortissimo per la gente che decide di dare la sua vita per Dio, no? Perché mia madre è molto 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 credente, no? E, cioè io, sai, quando uno è più giovane così un po' che non sa bene che succede, no? Ma arriva un punto dove, sai, si tirano le somme, sì, dici tu. Dove le cose, sai, sono come sono e tu dici: ma io credo, no? E veramente lo dico. Io non aggiungo altro su questo, però mi fa molto piacere anche che tu abbia voluto dividere questo tuo pensiero, mi sembra anche molto personale e intimo, con noi. Allora, Lorenzo, invece io ho una curiosità per te. Tu sei molto apprezzato per il tuo lavoro al cinema, in televisione, nei liceali, però sei il più giovane attore al Centro Sperimentale. Com'è questa cosa? Il più giovane attore ad essere entrato al Centro Sperimentale, sì. Perché io, ma è stata una fortunata conseguenza di eventi, Io alla fine ho fatto, tra l'altro collegato col tema, perché io il primo anno, se non lo sa nessuno, ho fatto la primina. Io sono nato nel 90, a 5 anni mia madre e il marito furono talmente lungimiranti da dire: ma questo ragazzo è sveglio, può andiamo andare a scuola un anno prima. Però sono di marzo, quindi non potevo fare la primina in una scuola pubblica, e l'ho fatto dalle suore Orsoline, ecco, a Torre di Quinta, a Tomba di Nerone. Oggi stiamo scoprendo in questa montata. Esatto, vi regaliamo ecco questi aneddoti. E così io, finita la scuola, assieme alle riprese dei liceali, ho provato ad entrare al Centro Sperimentale. E sono entrato, quindi proprio come fosse l'università. Giordi, che cosa vi ha lasciato questo film? Capisco che è una domanda banale, no? Però secondo me è sempre bene farsela, perché poi sono progetti a cui voi dedicate, diciamo, un certo numero di settimane della vostra vita, no? Insomma, e quindi di mesi. C'è qualcosa che ti ha lasciato questo film in particolare? Guarda, il risultato è un po' lo specchio di quello che mi ha lasciato, cioè un'esperienza simpatica, solare, molto onesta, sincera. E con questo è stato un film duro da fare, come tu dici, no? Giravamo tanti giorni, tante ore, e io ricordo che andavo a letto distrutto, no? E sempre con l'ansia che domani giro, giravamo tanti giorni, ma il risultato è un risultato sincero, no? Cioè non dice delle bugie questo film. Assolutamente sì, allora lo scopriamo nel nostro salotto, 100 metri dal paradiso, eccolo qua, prego. Questa è la nostra scuola, è la prima cosa che grazie all'aiuto di Dio siamo riusciti a fare. Comunque venite, tra poco è pronta la dimostrazione di padre Felipe. Rapido, rapido, prova l'uomo sulla sala! Vai Torva, vai! Forza! Forza Torva, forza Torva! Quello è frate Torval, la nostra ambulanza. Raccoglie le partorienti con situazioni urgenti dai villaggi indios sui monti e le porta nella nostra piccola sala parto. Certo, avremmo bisogno di una jeep, ma non ce la possiamo permettere. È così, per fortuna che ci abbiamo Torva. Ma andiamo. Ma sto d'ora, come lo vedete? Ma in che senso? Senso, portamoselo dietro. Ma che gli facciamo fare? Ma è forte, è agile, lotta libera. Ottà, ma che, te sei drogato? No. Però stiamo in Colombia. Basta, vai. Ce l'abbiamo fatta, Tommaso. Abbiamo una squadra. Ma come sono, papà? Ancora non lo so, ma ce la metterò tutta per farli qualificare. L'unica cosa veramente importante per me è che tu raggiunga la finale a Londra, figlio mio. Se Dio lo vorrà. Sì, sì, ma noi diamogli una mano a Dio. Dai, preparati e vieni giù che cominciamo subito. Hai capito? Hai visto? Ce l'abbiamo fatta. Tu devi essere orgoglioso di tuo padre. Ha messo su tutto questo solo per farti andare alle Olimpiadi. Tommaso, noi ci aspettiamo un grande risultato da te.
Vabbè, ti lascio la tua lettura. Ciao Tommaso. Ciao Angela. Bisogna attraversare strade impervi ed impensate. Allora, siamo al momento delle domande dei nostri appassionati, cominciamo da Serena. Volevo chiedere a Jordi, nella tua carriera tu hai fatto tantissimi ruoli comunque drammatici, invece in questo film la preponderanza della commedia è evidente. Come ti sei trovato nella commedia? Non è facile la commedia, Cioè, soprattutto anche una commedia in una lingua che non è la tua. Anche se parlo, cioè ho fatto in presa originale tutto il film, ma cioè la grazia degli italiani non è facile da, sai, da essere a quel livello, soprattutto con degli attori fantastici, no? Che hanno quella grazia istantanea. Cristina? Sì, volevo chiedere a Lorenzo, invece sei diventato molto famoso anche grazie ai liceali, quindi alla televisione. Trovi delle differenze invece con il set cinematografico, con il lavoro per il cinema, insomma? Sì. Sono diventato molto famoso. Alt, è un'affermazione importantissima. Beh, però vedi come ti guardava con degli occhi che l'hanno già detta tutta. Andiamo avanti, rispondi. Sì, è diverso. È più il tipo di ripresa è diversa perché è più accurata, più scrupolosa, ma è meno tempo. Nella televisione. Si girano più scene, però sei più a contatto, hai più tempo per parlarne, per lavorare col gruppo. Invece un film si gira in 6 settimane, al contrario di una serie che prende dei mesi interi, per cui hai la possibilità di provare le scene molte più volte. È stato difficile, però per uno come me, insomma, ho appena finito il centro sperimentale, quindi è stato anche un momento giusto per provare a mettere insomma, in pratica quello che avevi studiato. Quello che ho studiato, sì. Fabio? Invece volevo chiedere a Jordi, parlavamo di questa tua carriera molto eclettica, quindi spazi dai piccoli film, tipo Ce n'è per tutti, qui in Italia ai film costosissimi come Spider-Man, da quelli impegnati a quelli più, insomma, goliardici, e Almodovar, Michael Bay. Qual è il filo conduttore delle tue scelte a livello... Del cinema? A livello cinematografico, cioè come scegli i film, i progetti in cui entrare? Ma dalle volte sono i film che ti scelgono a te, cioè... Dalle volte neanche sei molto consapevole, sempre c'è una ragione, no? Cioè io ho fatto dei grandi, cioè grandi nel senso di dimensione, film americani, per perdere la paura a una cosa enorme, no? Cioè non è la stessa cosa fare un film con degli amici in Spagna, in Italia, che fare un film come Bad Boys, per esempio, no? Ma l'ho fatto appunto per dire... Voglio dimostrarmi che il grande può essere piccolo e il piccolo può essere enorme. Quella è stata la decisione di fare un film con Michael Bay, per esempio, no? Di ridimensionare, no? Di mettere una conversazione che avevamo 2 secondi fa, no? Di che cosa è grande, no? Un ruolo grande che devi fare adesso, Lorenzo, come riuscire a fare questo ruolo, o Sant'Antonio che era un ruolo enorme di un santo, come riuscire a fare... Che quello ci sia qua, no? Nella palma di tua mano, e dire è soltanto questo.